è ok, vedi su. Ok. Salvini. Chi perde? Al momento perdono gli italiani. Okay, perché c'è un partito... Eletto Renzi. Secondo me alla fine il Corriere della Sera e le banche puntano su Renzi, perché Letta e Cavallo Zoppo, piccolo problema, e ne parleremo dopo, coi vincoli folli imposti da Bruxelles non vince nessuno, perché possono mettere lì anche Gesù Bambino, ma non è libero di fare nulla per gli italiani. Ti metto ok oggi. Io sto cercando di proporre uscita dalla crisi, sapendo che siamo in una cristalleria e se non facciamo attenzione può finire molto male. Significa niente. Dal mio punto di vista è gravissimo che un partito tenga in ostaggio un paese. Sembra che l'Italia dipenda dal PD, ma dove è scritto, ma dove l'ha detto, e che Napolitano dica aspetto quello che dice del PD, è fuori da ogni logica. Noi oggi abbiamo presentato 5 referendum, ne cito 2, che sia Letta, che sia Renzi. 1, abrogazione della riforma Fornero. 2, abrogazione della legge Merlin per regolamentare e tassare la prostituzione. Parliamo di qualcosa che interessa direttamente agli italiani. 3, sono d'accordo con D'Agostino, sono assolutamente d'accordo con D'Agostino e vedrò di farmi crescere la barba quanto lui, sul fatto che la sovranità ce l'han fregata, ma non è finita la partita, possiamo riprendercela. Non è che questa Europa e questo euro siano intoccabili, possiamo andare a Bruxelles e a Berlino e a riprenderci quello che è nostro, anzi lo dobbiamo fare. Ultima notazione, visto che posso parlare con Paolo Bacchelli che scrive sulla pagina Facebook della vostra pagina, a me disoccupato della legge elettorale non importa un cazzo. Questo è sostanzialmente, facciano veloce. Io ricordo che il Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, quando c'era in ballo il governo Berlusconi, scrisse fate presto. Adesso questo sembra una barzelletta fra Letta e Renzi, è preoccupante. Ed è il Corriere della Sera, che è vero, è il principale partito d'Italia, nulla succede per caso. La cosa che mi ha veramente dato fastidio, lo dico da giornalista, è stato l'attacco del signor Grasso alla gabbia, a Paragone, che certa gente non si dovrebbe permettere di decidere chi vive e chi muore, come si fa giornalismo, come non si fa giornalismo. Perché se andiamo a guardare le parentele che ci sono dentro il Corriere della Sera, stiamo qua a fare 4 trasmissioni, quindi... Ma tanto posso dirle, se domani mattina mi svegliassi Presidente del Consiglio, Dio non voglia, visto che il Ministro dell'Economia, dal mio punto di vista, deve andare a Bruxelles a ribaltare qualche tavolo e riportare in Italia quello che è degli italiani, io non ci metterei un professore, uno che va bene, ho sentito deve andare bene alla BCE, al Fondo Monetario Internazionale, a Bruxelles, a Francoforte, questa è la morte. Io a Bruxelles ci mando un disoccupato, un esodato, che gli fa un mazzo così e riporta a casa il commercio, l'agricoltura, il turismo. Se il ministro dell'economia scelto andrà bene alla borsa, alla finanza, a Berlino, alla Merkel, vuol dire che siamo fottuti. Il prossimo ministro dell'economia deve essere uno che terrorizza questa gente e riporta a casa la pompa di benzina, riporta a casa le quote latte, riporta a casa la nostra moneta. Salvini, perché adesso, secondo voi, sono uscite queste indiscrezioni del Corriere della Sera? Perché Ferruccio De Bortoli sta giocando a fare il play politico, di fatto? Do la mia interpretazione, perché si sono accorti che ormai Letta non è più credibile per fare quello che Bruxelles e Berlino si aspettano che l'Italia faccia, ovvero sia svendere gli ultimi pezzi di aziende sane rimaste, Eni, Enel, Poste, Finmeccanica, Fincantieri, puntano su un cavallo più nuovo, più spendibile, più giovane come Matteo Renzi, per andare a fare non quello che vorrà fare Renzi, ma quello che Bruxelles, le banche e la Merkel si aspettano che l'Italia faccia, ovvero sia calare ulteriormente le braghe. Perché io ricordo il titolo del Corriere della Sera il giorno dell'entrata in vigore dell'euro, 2 gennaio 2002, era Via alla festa dell'euro.
Vabbè, infatti ci fu una euro-ubriacatura. Geni, diceva, dopo 12 anni vorrei vedere che fine ha fatto la festa del no, dell'euro. Esatto, dopo 12 anni... Posso correggere però D'Agostino perché è sempre affascinante. Poi però è bene mettere un numero in testa a chi ci guarda da casa. Io devo andare classicamente in pubblicità. Le province, cancelliamo le province. D'Agostino sa che col disegno che fintamente cancella le province gli italiani oggi spenderebbero 2 miliardi di euro in più. D'Agostino sa che alcune province in Lombardia, penso alla provincia di Sondrio, fanno quello che lo Stato non può permettersi di fare. Quindi cancelliamo le prefetture, però, che non rappresentano niente nessuno, facciamo, e non rompiamo le palle alle province. Facciamo così. Secondo me se ne stanno accorgendo, perché il primo provvedimento del governo Monti-Bruxelles è stata la riforma più infame degli ultimi anni, che è stata la riforma Fornero. Quindi non è che coi nomi questi riescono a fregare la gente. Io sono stato alla Electrolux di Solaro questa settimana, lunedì mattina sono a Caravaggio a incontrare i lavoratori della Invernizzi. Se hanno piacere, senza bacchette magiche, senza fare promesse di sorta, lunedì, dopo essere andato a Caravaggio fuori dai cancelli della Invernizzi, vado alla Grati, perché se l'ho capita io come l'han capita da casa, non vedo quale sia il motivo di chiudere un'azienda. Vuole dire, Maroni che ha prodotto. È stato anche ministro del welfare, del lavoro. Io mi metto a disposizione per andarci, se ci sono estremi, figurarsi, con Maroni stiamo seguendo non una ma una trentina di crisi aziendali. Non voglio fare il fenomeno in televisione a dire ci penso io, arriva Super Salvini. Lunedì, dopo l'Invernizzi, vengo fuori dai vostri cancelli e se c'è solo una piccola speranza